Ciao amici di avventura, quest'anno, ovvero nel 2018, nei pochi giorni che ho a disposizione, ho deciso di fare una puntatina presso lo Sperone Italiano, dove inoltre sperimenterò una vacanza per single organizzata da Speed Vacanze. La prima meta che raggiungo dopo il noioso trasferimento autostradale è Peschici, una località che stimola i miei ricordi fanciulleschi in quanto fu luogo di vacanza nei lontani primi anni 70. La cittadina di Peschici sorge su una rupe in una splendida posizione a picco sul mare. Risalendo la strada principale che si snoda sul versante post-nord, prendono forma le più svariate combinazioni geometriche espresse dalle bianche casette, mentre, voltando lo sguardo verso la baia, a ridosso della rupe, preceduta dalla piccola baia Jalillo, si può ammirare l'ampia spiaggia di Peschici. Sull'altro versante, molto meno popolato, la vista si perde sui bassi rilievi della costa, che tra le sue numerose insenature ospita le baie più belle dei dintorni. Dal porto partono le escursioni verso le grotte marine e verso le isole Tremiti, mentre dal suo monile si godono altre belle prospettive del contesto paesaggistico in cui si colloca il paese. La visita Mordi e Fuggi di Peschici si conclude qui, anche se tra qualche giorno vi farò ritorno per passare una piacevolissima serata in compagnia del gruppo con il quale ho condiviso la settimana Speed Vacanze. Ci rimettiamo quindi in viaggio alla volta di Vieste, una cittadina posta poco più a sud di Peschici. Proseguendo sulla strada litoranea si incontrano numerosi chioschi che, oltre a vendere prodotti gastronomici, credo vendano anche peperoncini. Nei 22 chilometri che separano Peschici da Vieste, prossima tappa del mini tour, seppur da lontano si possono scorgere alcune delle più belle baie del Nord Gargano, la Baia del Turco, la spiaggia di San Nicola, Baia Zaiana e la bella Manacora. L'arrivo alla cittadina è anticipato da una delle attrazioni della zona, i trabucchi, antichi capanni preposti per la pesca. Ed eccoci giunti a Vieste. Se non la più amata, di certo la più frequentata della Puglia, la cittadina offre un bell'impatto paesaggistico, dove imponenti spiccano il castello, costruito da Federico II nel 1242, e la cattedrale con il suo bel campanile che si erge a guardia della città. Trovata una più che confortevole sistemazione per Crazy e adempite le faccende casalinghe, monto su Camilla e mi inoltro tra le vie del centro, di giorno poco frequentate ma che, con il calar delle tenebre, cambiano faccia, popolandosi di un incredibile vocio che si confonde con la musica dal vivo proposta da locali e ristoranti. Difatti, la varietà paesaggistica presente sull'ampio litorale di appartenenza e le offerte ludico-culturali di cui dispone la cittadina fanno di Vieste una meta prescelta sia dai giovani che dalle famiglie. Tra viuzze irregolari, saliscendi, piazzette belvedere, piccole botteghe e negozi, il borgo di origine medievale e cuore pulsante della città si trova su un roccione che domina il mare attraversando la sottile lingua di terra di Punta San Francesco, al termine della quale si trova la omonima basilica. Qui si possono degustare antichi sapori di una cucina ricca di tradizioni, che si ripete secoli dopo secoli con gli stessi gesti tramandati da madre a figlia, affermando ancora oggi una cultura antica tutta mediterranea e un modo di vivere genuino. Le spiagge che affiancano Vieste sono due. Posta nord si trova la spiaggia di San Lorenzo, tipicamente predisposta per le famiglie e dove, oltre a stravaganti attività e costumi, si può per esempio comprendere perché l'Italia del calcio è in crisi e nelle chiacchiere da bar si dice che giochiamo proprio da cani.
per andare a scovare dove si riversa l'altra metà dei bagnanti, rimonto in sella e raggiungo il vertice del promontorio dove su una rupe a strapiombo sul mare giace il castello Svevo. Da qui, oltre alla bella vista che dà sul versante sud, la mia attenzione viene catturata da quanto sta succedendo sull'altra ampia spiaggia di Vieste, la Scialara, detta anche del Pizzomunno, nome associato al massiccio monolite di pietra calcarea presente al principio della spiaggia e alto ben 25 metri. Tornati a livello del mare, seppur incuriosito dal monolite, al quale sono legate alcune leggende, mi dirigo velocemente verso i surfisti del kite, con la speranza che aspettino il mio arrivo per poi esibirsi nelle loro specialità acrobatiche. Oltre ad essere un'ottima base di partenza per scoprire le bellezze del Gargano, Vieste è anche una meta ideale per gli amanti del windsurf e del kitesurf. L'ampiezza della spiaggia e i fondali bassi e sabbiosi si prestano infatti per imparare questo sport acquatico, ma come vedremo qui oggi non ci sono solo principianti. Godiamoci dunque alcune evoluzioni di questi atleti. Tornato dal fido compagno di viaggio e sazio delle emozioni che Vieste ha saputo darci, ci rimettiamo in marcia alla volta di Pugno Chiuso. Per gli amanti del verde, il Gargano e il suo parco nazionale è davvero un'oasi felice, in quanto comprende la foresta umbra, 10.000 ettari di flora e fauna incontaminata, che si prestano anche al trekking o all'utilizzo di mountain bike. Il litorale, che si spinge a sud di Vieste, alterna spiagge dorate, splendide insenature ombreggiate da pini secolari e strapiombi mozzafiato, spesso dominati dalle tipiche torri di avvistamento costruite su tutta la costa nel XVI secolo per tutelare le coste dai frequenti attacchi dei pirati saraceni. Dopo aver percorso poco più di 20 km arriviamo a Pugno Chiuso e al complesso Marcegaglia, dove abbandonando temporaneamente Cresi passerò i prossimi 7 giorni. Il vasto complesso, che devo ammettere è stato ottimamente realizzato, comprende più strutture ricettive. L'Hotel degli Ulivi, presso il quale abiterò, l'Hotel del Faro, meno economico e dotato di un'invidiabile posizione panoramica, la Baia dei Delfini, con piscina annessa e posta a nord della costa, più una sezione che comprende un mini villaggio di bungalow e villette. Senza usurpare il contesto ambientale in cui sono collocate, a pochi passi dalle strutture si trovano 5 campi da tennis, 2 ampie piscine, un campo da beach volley, unico neo del complesso in quanto poco curato, 3 campi da calcetto e, prossimo alla spiaggia, un ampio anfiteatro. Come sempre, se esiste e si applica sia da parte degli addetti ai lavori che dei villeggianti il rispetto verso l'ambiente e l'assoluto rispetto verso qualsiasi essere vivente, il riscontro è quello di poter condividere terra e sentimento con animali solitamente distanti dalle nostre realtà. Ed è così che di notte alle strutture fanno visita i mufloni, che insieme ai daini e ai cinghiali compongono parte della fauna del Gargano. Il contesto paesaggistico che accoglie Pugno Chiuso è formidable. Le spiagge di Pugno Chiuso si compongono prevalentemente di piccoli ciotoli o di ghiaia affine.
Il mare e i ricami della costa offrono un vero spettacolo enfatizzato dai colori delle acque, ricchi di sfumature che vanno dal celeste al verde smeraldo. Oggi, giorno dedicato alle riprese di spiagge e paesaggi, purtroppo il cielo biancastro non rende giustizia ai vividi colori percepibili durante una bella giornata di sole. Ora, documentata la baia principale, raggiungiamo, percorrendo circa 200 metri, la spiaggia di Porto Piatto, posta più a nord, più intima, ma non per questo meno frequentata. I giorni passati a pugno chiuso però non mi hanno caricato di sana energia solo grazie al contesto ambientale, ma anche per le belle conoscenze che si sono sviluppate all'interno del gruppo con il quale ho condiviso la mini vacanza di pugno chiuso. Persone provenienti da diverse parti d'Italia che per svariati motivi decidono di fare una vacanza da single. Le iniziative di Tony e Nello, i due animatori della Speed Vacanze che hanno organizzato la nostra settimana, hanno agevolato la condivisione delle giornate tra i partecipanti alla vacanza, proponendo serate in spiaggia, momenti ludici di diverso genere e gite presso diversi luoghi. Terzo giorno è prevista la visita a Peschici, così mi aggrego alla truppa per il piacere della compagnia. Raggiunta a Peschici, ricongiuntasi la comitiva presso una piazzetta del paese adornata da relativa chiesetta, ascoltiamo le direttive di Tony. Per poi, sciolte le briglie al gruppo, che comunque rimane unito, ci inoltriamo tra le viuzze del paese e tra le case che degradano verso il mare attraverso un percorso irregolare. Passeggiamo qua e là per poi concludere la prima parte della visita con un bel brindisi alla vita. Poi, giunta l'ora, ci incamminiamo tra le ripide scalinate del paese per raggiungere la location dove consumeremo la cena abbracciati da una splendida vista sulla baia di Peschici. Formatesi le tavolate e in un contesto che si predispone per sentirsi a proprio agio, la serata scorre via in modo piacevole, tra confidenze, battute e qualche sguardo intimo. Cena conclusa, ci si lancia in danze sfrenate, stimolate anche dal giusto tasso alcolico raggiunto. Lasciato tra i vividi ricordi del passato Peschici, durante la serata successiva ci prepariamo ad altri piacevoli momenti di condivisione, assistendo al Nello's Got Talent Show, tra gare canore e divertenti sketch interpretati dai talenti facenti parte del gruppo, e tra i quali alcuni hanno espresso una performance di tutto rispetto. Prego, questa è la mia modesta casa, vedi com'è bella, guarda. Mamma mia! Guarda che proprio è spesa!
è più open che in Space, però è open, no? Tante bianche, calzine bianche, magliette bianche, scarpe bianche, guarda come vanno in bianchi, guardate. Per me questa è la serata che conclude il mio soggiorno a pugno chiuso. Una simpatica esperienza passata con Speed Vacanze e in compagnia di persone affabili e per la maggior parte dei casi ricche di entusiasmo. Purtroppo nelle ore successive i sintomi di una ipotetica bronchite si sono letteralmente manifestati, costringendomi alla cautela e, ahimè, a rivedere l'itinerario del mio viaggio che in principio prevedeva, abbandonato pugno chiuso, le visite a Matera, a Gallipoli e a Otranto. Quindi, salutati i camerieri e guardiani del complesso, comincia nel totale sconforto la via del ritorno. Sulla provinciale che mi porterà, passata Manfredonia, ad imbucare l'autostrada, dall'alto si assiste ad altri splendidi panorami dell'ultimo tratto costiero del Gargano, tra i quali spiccano le due spiagge di Mattinatella, quella di maggiori dimensioni e prossima al paese, l'altra più selvaggia e meno accessibile. Successione di gallerie ci allontana definitivamente dallo sperone d'Italia e ci inoltra nel pianeggiante tavoliere delle Puglie. Purtroppo qui si conclude, tra colpi di tosse e una forte sensazione di debolezza, questa seppur breve bella avventura. Visitare la magia di questo angolo incontaminato, che molti non sanno essere stata in origine un'isola, rappresenta un punto di riferimento per coloro i quali vogliano immergersi in un mondo fatto di natura rigogliosa, rocce bianchissime, infinite grotte e tratti di mare dai colori in bilico tra il turchese e lo smeraldo. Una terra ricca di spunti che evidenziano una genuinità rimasta inalterata nel tempo e che merita assolutamente di essere vissuta di persona. Parola di Crazy Camper. Ciao a tutti e alla prossima avventura!